Mettiamola in questi termini. Se non comincio a leggere ora, non comincerò a leggere mai, quindi forse è meglio cominciare a leggere. Ho deciso che per cominciare questo progetto, che non so se è un podcast, non so che cosa sia esattamente, ma lo scoprirò, ho deciso che la prima lettura, la prima cosa che Tiago vuole leggere è L'uovo, The Egg, di Andy Weir, tradotto da Paolo Gianrossi sul sito ufficiale di Andy Weir. È un racconto breve che credo apra porte nell'anima di cui non eravamo a conoscenza. Quindi basta aspettare. Direi che finalmente è arrivato il momento di cominciare a leggere. Stavi andando a casa quando sei morto. È stato un incidente d'auto. Nulla di particolarmente eccitante, ma comunque fatale. Hai lasciato una moglie e due bambini. È stata una morte relativamente indolore. I medici del pronto soccorso hanno fatto il possibile. Non è servito. Per come riconciato, fidati, è meglio così. Poi mi hai incontrato. Che cos'è successo? Mi hai chiesto. Dove sono? Te l'ho detto senza girarci tanto intorno. Sei morto. Non avrebbe tanto senso misurare le parole. C'era un furgone, scivolava. Già. Sono morto? Già. Ma non preoccuparti troppo. Muoiono tutti, ho detto io. Ti sei guardato intorno. Non c'era altro che nulla. Poi solamente io e te. E mi hai chiesto, che posto è questo? L'aldilà? Più o meno. Sei Dio? Ti ho risposto, sì, sono Dio. I bambini, mia moglie. I bambini e tua moglie, cosa? Se la caveranno? Così mi piaci. Sei appena morto e ti preoccupi solo della tua famiglia. Ben fatto. Mi guardavi affascinato. Non ti sembravo un Dio. Sembravo solo un uomo. O forse una donna? Una vaga figura autoritaria? Più la maestra dell'asilo che l'onnipotente. Ti ho detto, tranquillo, stanno bene. I tuoi bambini si ricorderanno di te come una specie di essere perfetto. Non hanno avuto il tempo di scoprire i tuoi difetti. Tua moglie sta piangendo, ma in realtà dentro di sé è sollevata. Diciamocelo, il tuo matrimonio stava andando un po' a pezzi. Se ti può consolare, si sentirà orrendamente in colpa di sentirsi sollevata. Hai detto, oh, e poi, e adesso che succede? Vado all'inferno, in paradiso, dove? Nessuna delle due cose, sarai reincarnato. Ah, allora gli Hindu avevano ragione? Ho detto, tutte le religioni hanno ragione, in un certo senso, ma cammina con me. Mi hai seguito mentre passeggiavamo nel vuoto, nulla. Dove andiamo? Mi hai chiesto. Da nessuna parte. È che mi piace camminare mentre chiacchiero. Mi hai chiesto, ma allora come funziona? Quando rinascerò sarà tutto cancellato, no? Un neonato? Tutta la mia esperienza e tutto il resto che ho fatto in questa vita non importeranno più. Ti ho detto, sbagliato. Hai dentro di te tutta la conoscenza e l'esperienza di tutte le tue vite passate, è solo che ora non le ricordi. Mi sono fermato. Ti ho afferrato le spalle. La tua essenza è magnificente, meravigliosa e grandiosa più di quanto tu possa immaginare. Una mente umana può contenere solo una frazione minuscola di quello che sei. È come mettere il dito in un bicchiere d'acqua per vedere se è calda o se è fredda. Metti un pezzettino del tuo contenitore e quando lo tiri fuori hai imparato tutta l'esperienza che conteneva. Sei stato dentro un umano per gli ultimi 48 anni. Per questo non ti sei ancora stiracchiato bene, non hai percepito la tua immensa coscienza. Se stessimo a perdere tempo qui per abbastanza tempo, inizieresti a ricordare tutto. Ma non serve a niente farlo tra una vita e l'altra. Quante volte mi sono reincarnato allora? Ho detto, ah, moltissime, più di moltissime e in moltissime diverse vite. A questo giro sarai una contadina cinese del 540 d.C.
Mi hai risposto quasi sconvolto. Aspetta un attimo, mi stai mandando indietro nel tempo. Beh, se la metti in questi termini, forse tecnicamente sì. Il tempo, per come lo intendi tu, esiste solo nel tuo universo. Da dove vengo io funziona un po' diversamente. E da dove vieni tu? Ti ho spiegato che, beh, di certo vengo da qualche posto, qualche altro posto. E ce ne sono altri come me. So che vorresti sapere com'è laggiù, ma fidati, non ci capiresti molto, non ci capiresti proprio niente. Mi ha risposto deluso. Oh, ma aspetta un attimo, se mi rincarno in altri posti, in altri tempi, potrei aver interagito con me stesso a un certo punto. Certo, capita di continuo, ma col fatto che nessuna delle due vite ha coscienza dell'altro, che è se stesso, non te ne accorgi. E quindi che senso ha? Ti ho chiesto... Sul serio? Mi stai seriamente chiedendo il senso della vita? Non ti sembra un po' stereotipato? Hai insistito, ma è una domanda ragionevole, no? Ti ho guardato negli occhi. Il senso della vita. Il motivo per cui ho creato questo intero universo è perché tu possa maturare. Vuoi dire l'uomo? Vuoi che l'umanità maturi? No, solo tu. Questo universo l'ho fatto per te. Con ogni nuova vita cresci e maturi e diventi più grande, più intelligente. Solo io e gli altri? Tutti gli altri? Non esiste nessun altro. Tutto questo universo contiene solamente me e te. Mi hai guardato strano, ma tutta la gente del mondo, tutte te, tutte diverse incarnazioni di te. Aspetta, sono tutti? Ci stai arrivando. E mentre lo dicevo ti ho dato una pacca sulla spalla per congratularmi con te. Sono ogni essere umano mai esistito e che mai esisterà, sì. Sono Abramo Lincoln e sei anche il suo assassino, ho aggiunto. Sono Hitler? L'hai detto con un'espressione raccapricciata. E sei tutti i milioni di persone che ha ucciso. Sono Gesù e tutti i suoi seguaci. Sei stato zitto. Ti ho detto, tutte le volte che hai vittimizzato qualcuno, vittimizzavi te stesso. Ogni gesto carino che hai fatto, l'hai fatto a te stesso. Ogni momento felice, ogni momento triste che ogni umano ha mai vissuto e mai vivrà, li hai vissuti tu. Ci hai pensato un bel po'. Perché? Perché fare tutto questo? Perché un giorno sarai come me? Perché è questo quello che sei, uno della mia specie, sei mio figlio. Wow, vuoi dire che sono un dio? Lo hai detto, ma eri incredulo. No, non ancora. Sei un feto. Stai crescendo. Una volta che avrai vissuto ogni vita di ogni essere umano in ogni momento, forse allora sarai abbastanza grande per nascere. Quindi l'intero universo è solo un uovo, ti ho detto. E poi ho aggiunto, è ora che tu vada. E ti ho mandato per la tua strada. Questo era L'Uovo di Andy Weir, registrato da Tiago su Tiago Legge Cose e apparentemente si diverte nel farlo. Grazie per avermi ascoltato.